Ciao a tutti, sono Davide. Allora, ho voluto fare un piccolo video per modo di dire, perché durerà circa una mezz'oretta, con una specie di raccolta del The Best of 2020, diciamo dei video un po' più caratteristici. Non sono riuscito a metterli tutti, perché sono diventato veramente lungo il video. Mi accontento, ho messo i video un po' più carini, insomma, quelli che mi sono piaciuti, mi sono divertito di più a fare, diciamo. E questo è per ringraziare tutti gli iscritti al canale, tutti i fedelissimi che sono sempre pronti a commentare e a fare dei bei commenti e darmi dei consigli. Ho voluto creare questo piccolo video dove c'è una raccolta delle mie ricette. Naturalmente saranno ricette un po' tagliate, stagliuzzate a destra e a sinistra. Sapete che io non sono un gran montatore di video, comunque spero che di aver fatto qualcosa di carino, insomma. E niente, vi lascio la visione del video e ci vediamo alla fine. Ciao! Ciao, sono Davide. Oggi andremo a fare i spaghetti aglio, olio e peperoncino. Siamo pronti per andarlo a impiattare. Abbiamo preso un cappello del prete, si chiama così. Andiamo a prendere un po' dei nostri spaghettoni alla chitarra, andiamo a fare il nido. Io ce ne metterei altri due. Ecco, così mi piace. Vado a prendermi un po' della mia cremina. Mi andiamo a mettere sopra. A me piace metterci un filo d'olio a crudo e poi una spolverata di prezzemolo. E vado a fare la mia prova assaggio. Guardate che spettacolo. Wow! Buonissimi. Un altro e poi basta. Al dente perfetti. Allora, oggi vi propongo un arrosto con un pezzo di spalla di vitello. Allora, prendete la corda, la appoggiate sul vostro piano di lavoro, ci appoggiate sopra l'arrosto, in questa maniera, da poter tenere la corda al centro sotto, lasciate questo spuncione che esce. A questo punto prendete la vostra corda e con la mano ci fate un giro in questa maniera, ok? Poi andate a prendere l'arrosto in questa maniera e tirate. Così proprio. Cercate di mantenere la corda in tiro, poi sempre alla stessa maniera un giro nella mano. Prendete l'arrosto, passate la corda sotto. Vedete, adesso vado con calma perché così vi faccio vedere. E il burro si è sciolto quasi tutto, va bene. Adesso pian pianino va avanti. Adesso andiamo a inserire dentro il nostro pezzettino di carne e andiamo a fare la sigillatura. La sigillatura non è altro che la cottura esterna ad elevata temperatura, in maniera che la carne cicatrizzi e i succhi al suo interno rimangano all'interno durante la cottura. Un po' di salsina. Solo un altro pochettino di salsina, perché io sono goloso.
Questo è il risultato, ragazzi, guardate. Sembra tonno, eh. Che ve lo dico a fa. Buonissimo. Oggi andremo a preparare le fettine alla pizzaiola. Andiamo a vedere come esattamente. Ecco, adesso questa qua era la prima, non è venuta proprio perfettissima. Però leggermente altine, perché un pochettino si devono sentire. Adesso io me ne taglierò tre, saranno più che sufficienti. Adesso possiamo andare a metterci le nostre bisteccozze. Allora, premetto che se voi volete potete farlo anziché con la passata. Adesso questa qua è passata a pezzetti finissimi. Potete usare anche i pelati oppure i pomodori, fate voi. Però ci vuole molto più tempo perché hanno bisogno di almeno una mezz'oretta di cottura. Così è una ricetta un pochino più veloce e riuscite a farla velocemente, ecco. Andiamo. Burro. Tenerissima. Guardate. Fantastica. Una margherita sembra. Veramente eccezionale. Bistecca alla pizzaiola, numero uno. Davide. Allora, oggi vi propongo il brisket con la cottura tradizionale al barbecue, facendolo poi affumicato e dopo andremo a vedere anche come vado a fare il suo rub. Questo pezzo di carne lo tiriamo via. Io spero che facendolo piccolo i tempi di cottura saranno un po' più ridotti, diciamo. È un pochino più bassino, ho aspettato a farlo proprio di avere il pezzo giusto di carne che mi andava bene a me. Sapete, sono fortunato avendo la macelleria. Qua c'ho il mio aceto personale della mia acetaia e vado a versarcelo sopra. Naturalmente dopo andiamo a spalmarlo. Voilà. Questo lo teniamo per l'altro lato. Andiamo a proprio a massaggiare la carne con l'aceto. Poi sopra ci andremo a mettere il rub. Qui il lavoro richiederà molto tempo perché la pasta deve essere molto sottile. Diciamo, farci il condimento. Ecco fatto, una volta messo l'aceto vado con sale e pepe. Però e vado a massaggiarlo. Inserisco la mia sonda, la vado a mettere nella parte un pochino più alta. Anzi, per così. Direi che sia fantastica. E poi ne tagliamo una fettina. E andiamo a sentire il gusto immediatamente.
Tenerissima, veramente veramente buona. Si sente il gusto che ti lascia in bocca, il gusto dell'aceto balsamico anche. Si sente proprio un sottofondo, non è fortissimo, si sente proprio un sottofondo di balsamico, veramente veramente buono. Allora, oggi sono in compagnia di Giusy, ve la ricorderete, che ha fatto una video ricetta degli arancini, dico bene, che ha avuto un sacco di visualizzazioni e un sacco di successo. Lei è siciliana, naturalmente, ci farà vedere oggi la ricetta dei cannoli siciliani. Io andrei con l'impasto, così bene. Vediamo come vengono sti cannoli, perché non vedo l'ora. Come vedete, in pochi minuti il vostro compasto è ben formato. Bisogna lavorarlo in modo tale che lo strutto si sciolga, che è la nostra parte grassa, e vada ad incorporarsi in tutto il nostro composto. Andiamo a togliere tutta quella dal colino. Ti lascio. Ok. Allora, adesso che abbiamo setacciato ulteriormente la nostra ricotta, andiamo ad aggiungere lo zucchero. E come per tutte le creme, andiamo a girare. Qui il lavoro richiederà molto tempo, perché la pasta deve essere molto sottile. Allora, prendiamo la nostra sfoglia, la tendiamo ad allungare leggermente, così. Prendiamo la nostra canna cilindrica, andiamo a mettere la pasta, spennelliamo con l'albume, lo tiriamo e lo chiudiamo. Così. Allora, iniziate immergendolo così, piano piano, con la pinza lo tenete. E poi lo immergete. Allora, prendiamo la nostra sfoglia cotta. Prendiamo il nostro cucchiaio di ricotta e iniziamo così. A riempire. Allora, abbiamo composto, anzi Giusy ha composto il vassoietto con i cannoli. Adesso non ci resta che assaggiarli, no? Prego, a te lo quindi mani. Allora, io mi sposto di un metro, togli la mascherina, togli la mascherina e assaggio il cannolo. Fai la prova, assaggio. Allora, il profumo è buonissimo, la croccantezza c'è e si è sentita. Sembra di essere a Palermo. Brava, veramente bravo. Allora, oggi andiamo a vedere come preparare la carne salada. Allora, io utilizzerò un girello o un bagatello di coscia, un pezzo della coscia del posteriore del manzo, che adesso vi faccio vedere un'immagine da dove viene ricavata. Solo così, pucciato bene in maniera che il sale aderisca dappertutto, massaggiato bene. Magatello e lo ripongo al centro. Nel frattempo vado a grattugiare una scorza di limone. Non è nella ricetta trentina, io ce la metto perché mi piace sentire l'aromino, diciamo. Quindi con un limone con la buccia edibile vado a grattugiarlo un po' nel sale rimasto. Perfetto, adesso vado ad aggiungere anche qualche bacca di ginepro da questa parte, in maniera che ci sia un po' dappertutto. Un po' di rosmarino, naturalmente. Del pepe. E di nuovo l'aglio. In un angolino, questo qua è il mio aceto,
tradizionale di Modena. Bene, questo è il mio è il mio piatto come piace a me, diciamo, è la mia guarnizione. Quindi poi voi potete metterci quello che volete, potete aggiungerci del pepe, del peperoncino, quello che volete. Ma a questo punto vado a fare la prova assaggio e vi dico com'è. Forse ci ho aggiunto troppo sale. Oggi andremo a vedere come si fanno i ciccioli. Una volta tagliato tutto a cubetti il nostro grasso, diciamo, lo andiamo a mettere in cottura. Prendo il pentolone. Allora io utilizzerò un pentolone del genere, ma quando si fanno i ciccioli normalmente se ne fanno veramente, si usano dei pentoloni veramente più grossi, perché quando si fanno se ne fanno veramente tanti. Adesso questo qua è a scopo dimostrativo, ecco, me ne preparerò un paio di formine proprio per uso personale, ecco, ci tengo a dirlo perché questo qua è tutta roba per me. Allora. Li teniamo ben mescolati, che non si appiccicano al fondo. Giorgino, i ciccioli sono cotti. Intanto buongiorno. Buongiorno a tutti. I ciccioli sono pronti. Sono pronti, bene. Allora, abbiamo già preparato torchio, secchi, che poi vi vado a spiegare. La concia, abbiamo fatto la concia. La concia ve la spiego dopo. Intanto andiamo, perché sennò si raffreddano i ciccioli e non riusciamo più a torchiarli. Sì, capito, bravo. Bene, allora. Adesso, una volta che sono cotti i ciccioli, li prenderemo su con un colino. Quel noto colino col manico. Bene. L'andremo a mettere in un telo da casaro. Benissimo. Li strizziamo qua nel secchio. Per togliere l'unto. E poi li andremo a mettere dentro il torchietto per creare la formina. Allora io li prendo su. No, prendiamo giù e mettiamo giù. Sì, scusa. Faccio pure. Vai tranquillo. Gli diamo una strizzatina così. Bravo. Bravo Davide. Vedi come si fa, come si usa. Infatti è comodo essere in due proprio per questo motivo. Vedi come volano, vedi. Tira di te, eccoli qua, tira pure. Vai. Tira via l'alcol. Allora avete capito perché qua a Modena li chiamiamo gli Stati Uniti? Davide, la cosa più brutta che c'è è questa qui che stiamo facendo, perché questo qua sono come le brustoline, cioè uno tira, io guarda, mi ho che mi alzo perché non riesco mica a stare fermo. Allora, sono le 9 del mattino. Che lavoro. Allora, io sono qua dalle 5, lui è arrivato un paio d'ore dopo, un'oretta e mezza dopo, abbiamo finito di lavorare e adesso ci godiamo i nostri ciccioli, oh, okay? Così, in compagnia. È una cosa, guarda, con un bel bicchierotto di lambrusco. Ma infatti vedi che la cosa brutta è che quando ti metti lì non riesci a fermarti. Voglio dire, avevo tirato fuori le patatine, mi ha detto lui, via. Oggi vi vorrei proporre un prodotto un po' diverso. Vi propongo il panettone di carne. Ecco. Adesso stacco il foglio. Ecco qua. Mm.
andiamo a rotolare, facciamo le cose per grado. Allora, prendo tutto la mia fetta di pane con tutti gli ingredienti. Non vi preoccupate se la fetta di pane mentre la rotolate si crepa, eh. Allora, andiamo ad arrotolare pian pianino, così. E nel frattempo compattiamo. E vado a girarcela attorno. Allora, adesso vado a prendere il mio macinato che rimane. Andiamo a creare la cupola. Proprio in questa maniera. Ecco, il calore delle mani farà sì che la pasta si compatti. Poi vado a tirar via l'eccesso col coltello. Ma non vi preoccupate perché ancora non è finita, eh? Ci abbiamo ancora la glassatura. Che vedete, sopra non si è bruciato, si è solo colorito. E voilà. Buonissimo. La torta Barozzi, la sua origine. La ricetta di questa torta venne inventata alla fine del 1800 da Eugenio Gollini, bisnonno delle attuali titolari dell'omonima pasticceria situata nel centro storico di Vignola. Il nome Barozzi le fu dato nel 1907, quando Vignola si apprestava a celebrare i 4 secoli dalla nascita del suo concittadino più illustre, Jacopo Barozzi, detto il Vignola. La torta Barozzi è prodotta esclusivamente dalla pasticceria Gollini di Vignola. Il nome torta Barozzi è tutelato da marchio regolarmente registrato. Allora, okay. Vediamo gli ingredienti. Allora, ci serviranno per fare questa torta tipo Barozzi 65 grammi di arachidi, 35 grammi di mandorle, poi abbiamo 30 grammi di cacao amaro in polvere. Allora, gli ingredienti sono di facile reperibilità e molto semplici. Adesso andiamo con la fase 1, diciamo. Esattamente, come primo passaggio andremo a sciogliere il burro e il cioccolato fondente a fiamma bassa in modo tale da evitare di bruciare il cioccolato. E intanto Davide mi aiuterà e andrà a tostare le mandorle e gli arachidi. Le arachidi, perfetto. Spero si riesca a vedere. Ti lascio la punta? Sì. Il profumo è buono anche questo. Allora, secondo me ci vuole più caffè. Però il gusto è simile, veramente simile. Ci siamo avvicinati veramente tanto. Cosa dici? La croccantezza sopra, la cottura è perfetta. Deve essere servita assolutamente fredda, in modo tale che comunque l'umidità venga. Bisogna provarla domani, perché questa qua comunque chissà quando l'hanno preparata. Ha una scadenza di 40 giorni, infatti questa qua scade il 26 agosto 2020. Molto buona. Allora, oggi ho un ospite speciale che mi darà una mano a fare una preparazione particolare, che ha molto a cuore noi modenesi. E oggi è con me il mio papà. Ciao a tutti. Mi darà una mano a fare la preparazione dello zampone. Siamo in due che così facciamo meglio, ma più che una mano mi terrà d'occhio a vedere se faccio bene. Se faccio a modo, va bene. Vediamo gli ingredienti. C'è bisogno proprio di un tritacarne abbastanza forte. Se non avete il tritacarne, va bene tutta tagliuzzata a mano, tritata in modo grosso, cioè fine, diciamo, no, grossolano, in pezzettini piccoli, con molta pazienza e con un coltello che taglia. Fatta da dini. Nota molto importante che non ho detto all'inizio è che tutta questa roba che ho, che poi dopo vi darò le dosi e ve lo scriverò sotto nell'info box, è necessario per riempire 6 zamponi. Vai. Piano piano, te cerchi di
sì, ma va bene che si riempia bene, che non ci rimangano dei vuoti d'aria, buon perché fermo. Sennò ci rimane il vuoto d'aria. Vai. Ci tiriamo via siderino, andiamo a tagliare delle fette un po' altine. Oh, che spettacolo, che spettacolo ragazzi. Va bene, adesso ci andiamo a accomodare a tavola con un bicchiere di Lambrusco e andiamo a fare la prova assaggio, va bene? Va benissimo, proprio. Perfetto. Non vedo l'ora perché si sente un profumo che è veramente invitante. Allora, siamo nell'angolo degustazione, e ormai è ora di pranzo, è già mezzogiorno ed è il momento di andare a assaggiare i frutti del nostro lavoro, dico bene? Sì. Allora, sembra che sia veramente bello, quindi... Il lavoro è molto bello, è molto profumato, è invitante, quindi... È proprio l'ora giusta per poterlo assaggiare. Mi dispiace che voi non possiate sentire questo profumino, ma vi dico che a quest'ora è una cosa favolosa. Adesso andiamo anche a assaggiare per poi dare il voto al nostro cuoco. Va bene, va bene. Bene, bene, ne prendo una fettina anch'io. Bene, facciamo sicuramente due. Qui ci vuole un goccio di Lambrusco. Io ho già riempito il bicchiere io. Sono stato ben educato. Ci vuole un goccio di Lambrusco per festeggiare questo bel evento. Allora, alla vostra salute, io vado a sentire lo zampone di casa Fantinati. È veramente veramente buono, si sente proprio la cotenna, come avevamo detto ieri, che scrocchia sotto i denti ed è fantastico. Poi accompagnato con sì. I nostri fagioli Corona. Due proprio ne ho fatti, eh. Poi la ricetta dei fagioli ve la farò vedere. Molto molto buono. Salute. Alla salute vostra e del nostro successo. Allora, oggi mi trovo a Solara, in provincia di Modena. Sono venuto da un carissimo amico, grazie, cliente anche, sì. Giorgino Artioli, che lui è un'istituzione qua a Solara. E sono venuto nel basso comodo di un'azienda che poi dopo, magari più avanti, faremo un altro video di questa azienda. E andiamo a preparare una pancetta arrotolata per poi farla stagionare. Quindi è mescolato metà pepe, metà aglio, e questo qua l'ho messo dopo, esternamente. Questo qua lo metto qua, vedi? Guarda dove lo metto. Apro la pancetta, la metto per senso inverso, così, vedi? Ecco, poi questo qua noi facciamo sto lavoro qua con il pepe giusto, quindi metà pepe nella salamoia, diciamo, nel condimento, e metà va esterno. Santo cielo, tutto di qua. Allora, noi facciamo sì che tutto questo vada. Allora, una volta legato. Esatto. Andiamo a rifilare le due parti. Che vada aderente all'involucro che noi andiamo a mettere. Esatto. Guardate che una pancetta è sempre sui 4 kg, la compri e 5 kg, via. Però questa deve stagionare, dai. La devi rifilare, così è ora. Questa va tirata fine a fine tenuta. Fine a fine. C'è proprio il tenere l'elastico. Fine a fine corsa dell'elastico. Qualche giri? No, un giro lì. Guarda, vedi, che dopo io mi sento in mano la mia roba.
Laura, la nostra pancettona, che è sempre discretamente riuscita, facciamo alcuni buchetti nel sedere, la bucherelliamo qua e là, anche perché il sale che c'è in eccesso, può uscire, può sgocciolare, dovrebbe, sarebbe d'oro. Io sento già il profumo. Wow! Wow! Oh, che bellissimo! Wow! Davide, ma, se, Davide, ma senti che roba! Fantastico! Oh, che miseria, sei bella! Va bene, allora adesso vuoi andiamo, aprire anche sì, quella? Sì, sì, no, andiamo anche che c'è bello! Dopo la via? Sì, pronti e via! Mi sembra da nel taglio, Boh, che miseria. Che spettacolo. È spettacolare. Guardate che bella. Fantastica. Guarda. Allora, oggi l'uomo più felice del mondo. Tutti e due, perché siamo riusciti a fare un bel saluto. Che bella, ma guarda che bella. Faccio complimenti, bravo Giorgino, perché veramente guarda che roba, un bel pezzo. Allora andiamo con l'altra. Sì, intanto io ho preso anche un crostino. Era bello, no? È bella, è buona, è sì, ma anche tagliata bene. Oui. Sì. Cavoli. Allora, la pancetta, come tutti gli altri salumi, vogliono mangiate un po' a temperatura ambiente. Non mangiate il prosciutto freddo da frigo, perché vi cancella il gusto. Sì, ti privi dei sapori. Esatto, come i formaggi. E degli odori, Esatto. Dei profumi. Tiratelo fuori almeno 20 minuti prima dal frigo, così si abbassa un po' la temperatura, va a temperatura ambiente e gusterete proprio l'aroma. Il salume, quello che è. L'aroma dei suoi amori. Quello che è, perché freddo da frigo non si sente niente. Va bene, signori, vi saluto, grazie per la visione. Se volete iscrivervi al canale, come al solito, cliccate qua. Mettete un mi piace se il video vi è piaciuto. Spero lo condividiate con tutti i vostri amici che conoscete, perché secondo me questo qua è una cosa che deve rimanere. Ok? Sì, no. Ringrazio Giorgino, io direi che ci possiamo vedere alla prossima video. Esatto. E grazie a tutti voi. Ciao. Sono Davide. Allora, oggi vediamo come preparare una bresaola stagionata. Lo facciamo diventare abbastanza fine, ma non troppo, perché mi piace un po' grossolano, che poi tanto comunque alla fine andrà sciacquato. L'importante è che rilasci l'aroma. Allora, metto il magatello all'interno di un sacco alimentare, no? Dopo dobbiamo chiuderlo e lasciarlo sigillato. E inizio a metterci i nostri aromi sopra. Praticamente lo stesso principio della carne salata, con degli aromi diversi e una dosatura diversa di sale, ecco. Perfetto. Allora, all'interno del mio pacchettino che andrò a fare, vado a metterci dell'aglio. Questo non lo triterò, farò soltanto dei pezzettini in questa maniera. Non stringo forte perché dopo lo devo riaprire e continuo a massaggiarlo in questa maniera. Allora, questo qui adesso voi lo riporrete in frigorifero, ok? In frigorifero normale. E almeno una volta al giorno lo tirate fuori e ci date una massaggiata, lo girate, così il sale andrà ad aderire in tutti i lati della carne e non avremo problemi poi con la stagionatura. Adesso vado a ricoprire il mio magatello con questo budello, molto probabilmente ce ne vorranno due per riuscire a fasciarlo tutto. Cerchiamo di fare una bella legatura. Utilizzo la corda elastica perché man mano che si stagionerà un pochettino calerà e l'elastico
e seguirà l'andamento della carne, diciamo. Allora, bisogna legare, tirare l'elastico fino a fine corsa e poi pian pianino andare a, ecco, stando attenti che non si scopra il nostro pezzettino di carne. Adesso andrò a legarla in questa maniera. Allora, uno sopra, uno di fianco e uno sotto. Oh, questo è il mio sistema, eh? Poi dopo ognuno ha le sue modalità. Ecco fatto. Allora, vado a tagliarla a metà. E vi faccio vedere come è diventata. Perfetto, adesso ci mettiamo su un pochino di rucola, ma guarda che bella come è venuta. Ci mettiamo su un po' di rucola e ci andrebbe qualche scaglia di grana, un goccino d'olio, un filo d'olio e il piatto è pronto. E voilà, ci ho aggiunto la rucola e purtroppo mi sono scordato di prendere le scaglie di grana, di fare delle scaglie di grana, ma spero che comunque il piatto renda l'idea, insomma, ecco. Allora, il video è stato piuttosto lungo, immagino chi è arrivato fino alla fine trarrà le mie conclusioni, insomma. È stato un anno un po' complicato per tutti, anche per me, un anno lavorativo molto impegnativo, perché con questa emergenza abbiamo lavorato veramente molto di più, ma molto peggio, diciamo, perché mancanza di personale, malattie, insomma, abbiamo avuto un sacco di difficoltà e quindi sono riuscito proprio a malapena a tenere dietro un po' al canale. Mi dispiace perché nel mese di dicembre avrei voluto fare più video. E comunque spero di aver insomma, riempito un po' le vostre giornate, qualche video lo sono riuscito a pubblicare. Io vi ringrazio tantissimo dell'affetto e della fedeltà che mi avete dato. E niente, speriamo che vada avanti così, anche perché il canale sta andando piuttosto bene, siamo arrivati a 60 e passa mila iscrizioni e ne vado molto fiero, anzi me ne vanto un sacco in giro e vi ringrazio tutti di cuore. Va bene, e niente, ormai l'anno è cominciato, già una qualche video ricetta è già uscita, direi che ci possiamo vedere a una prossima video ricetta. Vi ricordo che se vi volete iscrivere al canale cliccate qua. E se volete commentare o mandarmi a quel paese, scrivete qua sotto nell'info box. Vi mando un saluto da Davide con gli auguri di un buon nuovo anno, sperando che sia il più sereno possibile. Ciao!